Simona Izzo si lamenta perché dice che deve vivere con solo 1000 euro mensili di pensione. Io mi scuso con Simona Izzo, nulla so di Simona Izzo, so soltanto che la notizia circola su Facebook. Allora sono andato a vedere chi è Simona Izzo. E Simona Izzo sta qua sul web c'è scritto Simona, no, Simonetta Izzo, detta Simona, è un'attrice, doppiatrice, direttrice del doppiaggio, dialoghista, regista, sceneggiatrice, personaggio televisivo, scrittrice ed ex annunciatrice italiana. Nata il 22 aprile 1953, quindi a 68 anni, coniuge Ricky Tognazzi, poi c'è pure Antonello Venditti, figli Francesco Venditti, nipoti, Alice Venditti, Tommaso Venditti. Allora, Simona Izzo, 68 anni, sta in pensione, prende 1000 euro al mese di pensione, però mi meraviglio che abbia una pensione così bassa, perché qua c'è scritto che è attrice, doppiatrice, direttrice del doppiaggio, dialoghista, regista, sceneggiatrice, personaggio televisivo, scrittrice ed ex annunciatrice italiana. Io queste notizie le leggo qua sul web, Com'è possibile che Simona Izzo, con tutti i ruoli che ha avuto, abbia solo 1000 euro al mese di pensione? Com'è possibile? Io sono stato professore di filosofia e storia nei licei classici e scientifici, poi sono stato preside di ruolo sempre nei licei classici e scientifici ed ora opero sulle grandi piattaforme mondiali, Dailymotion e YouTube. Su YouTube ho circa 11 milioni di visualizzazioni, ho quasi 82 anni, ma io mi meraviglio che un personaggio pubblico come Simona Izzo, che ripeto, qua c'è scritto sul web, è pubblico, attrice, doppiatrice, direttrice del doppiaggio, dialoghista, regista, sceneggiatrice, personaggio televisivo, scrittrice ed ex annunciatrice, abbia solo 1000 euro mensili di pensione, allora è meglio fare il professore, è meglio lavorare nella scuola, è meglio. Io queste cose le rivolgo a tutti i boys, a tutte le girl che mi seguono. Allora, io non so dov'è la verità. Ubi est veritatem, dov'è la verità? Dov'è la verità? Io non ci capisco più niente, non ci capisco più niente. Qua c'è Simona Izzo che si lamenta perché dice che deve vivere con solo 1000 euro mensili e mi pare deve pagare anche, contribuire al pagamento degli studi dei suoi nipoti. 1000 euro mensili, con tutte le attività, le pregiate attività che ha svolto. E allora ditemi voi come stanno le cose, perché io non mi ci raccapezzo più, non mi ci raccapezzo, capito? Io so soltanto che ho lavorato nella scuola, nella scuola sono stato professore di filosofia e storia nei licei classici e scientifici, poi sono stato preside di ruolo nei licei classici scientifici. Questa è la mia ultima opera, ne ho scritte tante di opere. Beh, cara Simona Izzo, io non so che dire. Se tu, Simona Izzo, mi farai pervenire il tuo preciso recapito postale, io a mie complete spese ti farò pervenire una copia del Marinaio delle Antille. Va bene, Simona Izzo, a te Simona Izzo e a tutti voi, cari amici, e tanti cari saluti dal Marinaio delle Antille.